Cartoline. 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 Un'edizione straordinaria per parlare della notizia della morte del calciatore Piermario Morosini, avvenuta circa mezz'ora fa, mentre giocava una partita del campionato di Serie B. Chi ti ha conosciuto ti descrive come taciturno, silenzioso, introverso. Caratteristiche che di solito abbracciano tutti quelli che sono stati graffiati dalla vita, perché quando a 16 anni vedi la tua mamma che si ammala e che si udisce giorno dopo giorno fino a morire, qualcosa dentro di te si rompe, per sempre. Quando tutte le parole sai che non ti servono più, quando subi il tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno se lo spiega perché sia successo a te, quando tira un po' di vento che ci si rialza un po' e la vita è un po' più forte del tuo dirle grazie, no. Quando sembra tutto fermo, la tua ruota girerà sopra il giorno di dolore. Ti rialzi, combatti, insegui il sogno di diventare un grande del pallone. Tu che grande lo sei diventato troppo presto. Tu che mentre i tuoi coetanei gridano e schiamazzano, hai altri pensieri da tenere a bada, incubi che ogni tanto si riaffacciano a bussare alla porta del cuore, un destino infame che a nemmeno 18 anni ti porta via anche il papà, lasciandoti solo con due fratelli maggiori, entrambi disabili. Molti avrebbero mollato, tu no. Un amore si libera stranamente dall'anima e rimane anche se te ne vai, ma mi sembra impossibile un amore invincibile e dolore e dopo chi sarà? Io non lo so, io non lo so, ma ero nel cielo ed ho perso le ali. Cosa farò? Camminerò, camminerò. E questo amore che porta il tuo nome dimenticherò. Ce la farò, ma adesso no. Ora che parlo di te ancora, ancora no. Pensarti una notte ancora, ancora un po'. Ce la farai, ce la farai. Te lo ripeti, mentre quel sogno di diventare calciatore inizia a colorarsi di realtà. Tuo fratello però no, non ce l'ha fatta. Il dolore ha vinto, lui ha scelto di tirarsi fuori. Si è suicidato ed i tuoi occhi sono diventati ancora più scuri. Tu invece non ti arrendi, no. C'è tua sorella da accudire, c'è un gioco che finalmente sta diventando un lavoro, tra passione e difficoltà, tra esami da superare e giganti da affrontare. C'è Anna, per fortuna, a sorreggerti. In un cammino costellato di dolore, almeno hai trovato l'amore. Ehi, questa mattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo. Dentro lo sguardo bruciava quel fuoco, amava il gioco, amava il suo pallone. Viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso. Guardava avanti fisso e diceva a se stesso, sei solo tu con quella porta davanti. E un tiro da segnare che aspetta per svelarti se tutti quei sogni per cui tu corri li meriti davvero, son solo illusioni folli. Solo tu e quella porta più là, sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va. Particolari sciocchi, se vali si vede dagli occhi. Vive paura. Tu corri, l'hai sempre fatto. I tuoi polmoni, dicono gli allenatori che ti hanno incrociato, funzionano per quattro. Finalmente la tua carriera da professionista decolla.
una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. Con non poche soddisfazioni però. Tante presenze con la maglia della nazionale italiana Under 21, una presenza nelle coppe europee, una Serie B giocata da protagonista. Fino a quell'attimo. Quell'attimo in cui il mondo è impazzito, il cuore ha tremato, sei caduto, ti sei rialzato ancora, lottatore indomito e indomabile. Non volevi dargliela vinta neanche stavolta. Poi un altro colpo, infine la resa. Tutti muoiono. Pochi però vivono veramente. Una frase fatta? No, non credo. Perché chi resta a fare da esempio per gli altri, in realtà, non potrà mai andare veramente via.